Siamo a bordo campo qui in questa sfida amichevole, non è una sfida, è un'amichevole tra la Ussi e la DJK. Vi conduciamo nelle due panchine, vieni, seguimi. Tanto Luca Di Carlo che fa le riprese col drone. Poi qui abbiamo Giancarlo Febo, il presidente della Ussi, due parole ai microfoni della DJK. No, una bellissima partita, che anche una bellissima partita, e soprattutto complimenti a voi, una squadra molto ben organizzata, e che poi quando Pino ha messo un po' più di musica è andata ancora meglio, si è visto che vi siete gasati. Il mister Riccardo Clinco. Buonasera a tutti, grazie alla vostra organizzazione meravigliosa, siete fantastici, sono contento di essere in mezzo ai miei amici e quindi questo è fondamentale. Poi quando faccio un'intervista, io che di solito intervisto, sono intervistato da un grande personaggio quale Giovanni D'Addario, più di così non posso avere nulla. Stavo aggiornando sul nostro gruppo, è una bellissima occasione, permettetemi di dire, veramente una e mi auguro che si possa ripetere, perché veramente nel segno dell'amicizia e nel segno della musica, dell'arte, va bene tutto, è veramente una bella serata, complimenti a chi l'ha organizzata. Roberta Rogato, che arbitra questa amichevole, ma lei è un arbitro professionista, ex, il primo arbitro internazionale di sesso femminile italiano, vero? Sì, questa sarà l'ultima partita della mia vita, 50 anni, do l'addio definitivamente al calcio, grazie di questo invito. Ciao Roberta! Era fuori gioco il primo gol. Ahimè, i disokei che sanno giocare bene a pallone non sono tanti e quindi abbiamo preso qualche straniero, però la parola la diamo per prima al nostro mister Marco Cecamore, che è un DJ puro sangue e l'abbiamo scelto per venire a guidare questa compagine. A incasinare più che guidare la squadra. Guarda, sinceramente mi aspettavo di peggio, quindi comunque non sta andando male. All'inizio diciamo che abbiamo faticato un po' a trovare le misure, però l'ultimo quarto d'ora del primo tempo non siamo andati male. Abbiamo preso il primo gol in netto fuorigioco, quindi adesso devo fare un po' polemica con l'arbitro. Comunque 2-0 per essere una formazione nata per l'occasione. Certo, improvvisata, senza allenarsi, senza potersi conoscere un pochettino di più. Intanto un ringraziamento ufficiale va anche a Damaso dell'Elce, il titolare di Abruzzi TV, che ci sta ritrasmettendo su tutti i satelliti. Non rimettevo piede su un campo così grande da quando ero piccolo. È una faticaccia, però fa bene e ci stiamo comportando bene, questi qua tutti giovincelli c'hanno una media molto più bassa d'età. Noi qui non solo come età ma anche come peso corporeo qui siamo fuori banda sui 108 MHz. Grazie Damaso, lascio il microfono al collega Paolo Sala per qualche intervento da parte degli amici DJ e degli amici giocatori. DJ e contro DJ, allora Rocco Rosini è scartato già perché lui non è un contro DJ, non è un DJ, ma è un cantante, un musicista, batterista. Non è niente, insomma, è scarso. Sei scarso, non sei niente, chi sei? Canto. Oh, è un cantante allora. Gregorio invece il top in difesa, peccato che non è supportato da nessuno. Cioè, veramente zero. Siamo meno di zero. Noi siamo giocatori da calcetto, quindi a calcio non c'entriamo niente. E fidatevi, è completamente diverso. Completamente. Ma vediamo l'umore dei ragazzi, vediamo. L'umore dei ragazzi, vediamo. Guarda, vediamo le pance, soprattutto le pance dei ragazzi, come vanno. Quale? Vedi? A me la ci mi perde. Lui, Bacco, mitico Bacco, era l'attaccante più forte d'Italia, Romeo Tucci. Adesso è diventato solo Afro Romeo Tucci, perché è un noto DJ afro, sulla piazza il numero uno, non mi menare, lo sto dicendo quello che mi hai detto, mi paghi però, è il numero uno, andate alle sue serate perché l'afro è top, è vita. E quindi DJ K sta per K, ovvero la Radio Ketchup, la rappresentativa
dei disc jockey di Radio Ketchup e non solo, anche una rappresentativa molto più allargata di tutti quanti i DJ migliori della console Adriatico Pescarese. Dedichiamo un grande stacchetto a Claudio Corna. Eccolo qua, vai Sampo! Corna! Per te! È Claudio Corna! Vediamo come scambio sala Corna nelle due console rispettive stanno pianificando il proprio spazio, stanno reclamando il proprio spazio, non in questo caso nella ripartizione dei brani, ma nella suddivisione dei ruoli in campo. È ricominciato il secondo tempo, rimettiamo le immagini per commentare il secondo tempo di Ussi versus DJK in diretta dall'antistadio di Francavilla, con le due squadre allenate rispettivamente per la Ussi da Riccardo Clinco e Marco Cecamori invece ad allenare la rappresentativa della DJK, che dovrà recuperare per questi secondi 45 minuti. Dobbiamo dire che la ripresa della DJK è a dir poco veemente, si fa avanti, vediamo come è una parata incredibile, ancora una volta della seconda parata incredibile che ha permesso alla Ussi a questo punto non solo di aver maturato due gol nel corso del primo tempo, ma anche due bellissime parate, due ottimi interventi. Alla regia audio abbiamo Cesare Sampo, l'arbitro dell'incontro è Roberta Rogato. A questo punto il 4-0 realizza la preponderante forza reattiva in questa seconda fase di gioco della squadra della Ussi, che è praticamente indomabile in questo caso. Lo si vede dallo sprint che ha permesso ancora una volta un'incursione quasi solitaria con l'impotente difesa della DJK, che quasi stava per soffrire il quinto insaccato. Qualcosa che ci aveva fatto credere che la DJK potesse in qualche modo respirare aria di gol, e invece ne ha presi tre. Vediamo adesso con Claudio Corna che scatta, vediamo che cosa succederà. Tentativo purtroppo è infelice, ma il corner ancora tenta un tiro piuttosto fiacco, debole, centrale, che finisce. È finito l'incontro di calcio, signore e signori. Noi tutti, tranne che chi vi parla, andiamo a fare una bella doccia, e anche cerchiamo di ringraziare tutti quanti all'ascolto. Grazie a Abruzzi TV per averci ospitato, grazie a Giovanni D'Addario, grazie al regista Cesar Sampo, grazie a tutti quanti. Da Pino Morelli una buona serata a tutti, arrivederci chissà per il prossimo incontro. 8-0 Ussi, 0-0 per la DJK, 0-0, e la prossima volta sarà meglio.